Lustrini di strass, di colonne greco-romane, segni zodiacali. Ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video dove parleremo di unghie pacchiane, ma io non ho mai visto delle unghie così brutte nella mia vita. Vi ripeto, è la mia opinione personale, però sul serio, volete uscire così con queste unghie? Le avete già viste nell'introduzione, nell'immagine di copertina. Qua parliamo di livelli pro di pacchianesimo. Io ho fatto queste unghie, per me già è tanto perché questo cromato così, ma io sono una persona molto semplice, ok? Se per caso pensate che io stia esagerando, non criticatemi, perché come la gente critica me, io critico delle cose che dovrebbero essere oggettivamente pacchia, cioè non puoi uscire di casa così. Mi fanno male le ossa delle mani, solo il pensiero. E vi ricordo che adesso trovate una playlist sulla reaction alle unghie che si chiama Reaction Unghie, appunto, o Unghie Reaction. Andate a vedere anche tutti i video passati, seguitemi se ancora non lo fate e vi ricordo che se vi va di supportarmi potete cliccare il link in descrizione dove trovate la mia linea di make-up naturale, semplice, senza fenicotteri, senza unicorni, senza cuori fatti di strass. Quindi io direi di iniziare questa reaction. Sostanzialmente per me le unghie pacchiane sono quelle troppo lunghe, troppo decorate, pesanti, piene di lustrini, di strass, di colonne greco-romane, capitelli e mezzi busti e puntini. Qui che no, per me è un'esagerazione, poi è ovvio, se per voi quella è la bellezza e vi ritenete offesi, potete chiudere questo video e non guardare questi video sul mio canale, ma questa è casa mia. E casa mia il pacchiano non entra. Ad esempio, mi avete suggerito questa pagina Instagram di questa ragazza che viene, penso, dall'Ohio. E le unghie pacchiane si usano tantissimo in America, ma non solo, non solo, conosco tante italiane così. E si chiama Lex, non lo so, Suppressed by, che vuol dire soppressa. Io non voglio guardare. Allora, vediamo quelli fissati in alto. Queste erano le sue unghie di Natale. Perché? Per quale. Per quale motivo dovrebbe, cioè io mi chiedo, come fai a vivere? Si può uscire di casa così? C'è una scritta XO, ah non è Chris, io avevo letto Xmas, invece è XOXO, saranno state di San Valentino, sì, erano di. Scusate, mea culpa, fanno schifo lo stesso. Pacchianità da 0 a 10, qua siamo a un bellissimo 8 più, perché vi assicuro che c'è di peggio. Sì, c'è proprio di peggio. Ah, i segni zodiacali e quella è una tartaruga. Veramente l'acquario. Veramente hai trovato una tartaruga da attaccarti sul mignolo. Cioè, mignolo, l'unghia del mignolo. Aquarius con tanto di giummino con le piume. Vi prego, cos'è l'esca da pesca? Ragazzi, che cos'è? Mi sono persa il segno zodiacale di prima, andiamo avanti. Pesci. Ah, scusami. Le farfalle cosa c'entrano con i pesci? Vabbè, ma guardate il dettaglio dell'octopus con testa di perla, che non è una parolaccia. È la scritta pesci con una rosa di Capodimonte, così molto sobria, molto semplice, per andare al MD a comprare i fusilli, ma i ariete. Oddio, quello è un unicorno! Quello è un unicorno! Ti prego! Sì, l'ariete ha le corna a ricciolo tipo bigodino. Quello è un unicorno. Su quell'indice non si sa più che cosa non c'è. Dovrebbero fare pagare l'occupazione del suolo pubblico per quanto spazio occupano le sue mani. Questo è toro? Ma io vedo solo un ananas e un tucano.
Sbaglio, c'è scritto Toro, vi prego, perché può darsi che metta tutto questo io non stia leggendo, ma leggo Taurus. Non lo so, queste sono più le unghie Copacabana. Sono imbarazzanti. No, vabbè, poi veramente non c'entrano un tubo. Farfalle, palme, ananas, tucano dentro la corona d'alloro. Che sei laureato. Gemini, ah ecco, già qua ci siamo di più perché ci sono due piccole farfalline gemelle, già sì, e altre due piccoline farfalline messe di lato, e altre due più piccoline dorate, cioè se guardate ci sono farfalle sempre più piccole. Cancro. Allora, almeno qua ci ha messo il simbolo del cancro, che non so per quale motivo sia un granchio, questo poi Paolo Fox me lo dovrà spiegare. Ma il pompon di pelo con il fiore di lino di Firenze, in che senso? Spiegami qual è la motivazione mistica che sta dietro a questa scelta. Ah, e poi c'era il Capricorno, che scusate, io l'ho saltato, ma è totalmente senza senso, un coccodrillo con dei cactus. Cioè, a parte la pacchianità di tutto questo, che io non avevo mai visto delle unghie così pacchiane nella mia vita, cioè per me sarà difficile adesso riconoscere il pacchiano. E cosa c'entrano? Cosa c'entrano? Ah, le New Year! Scusate, io avrei dovuto inserire codesta artista all'interno dei miei video precedenti. Purtroppo non la conoscevo, ma adesso che la conosciamo, ragazzi, mi raccomando, andate a vedere anche voi il suo profilo, perché c'è da svenire dalle risate. Probabilmente questo video sarà dedicato solo a lei. E merita, devo dire che merita, questo 2022 appena accennato merita. Sweet! Ci ha scaraventato un intero negozio di dolci sopra, ma proprio leggere. Lei sostanzialmente comprerà cose e le attacca sulle unghie, potrebbero anche essere fatte male queste unghie, non, nessuno le vedrà mai. Alcuni dei suoi lavori più semplici. Ci sono tante ragazze che comunque si fanno le unghie così. Io, vi ripeto, non ce la faccio, per me questo è già abbastanza, perché ho questa fantasia, diciamo, cromata, ma non potrei mai. Cos'è? Cioè, mi ricordano quei giocattoli che compravo quando ero bambina e quelle cose brutte che si trovavano nei giornali con questi orsetti di plastica, o poi gli charm che si mettevano sui cellulari nel 2004. No. È nuova, non ti bastavano i segni zodiacali di prima, hai dovuto mettere una carta koi sull'indice. Anche la curvatura è un po' eccessiva qua, un tantino. Queste sono ispirate a cantanti, e quelli sono gli orsetti cucciolotti, quelli col ciuccio. State notando? Io non riesco... No, devo dire che quelle Megan Thee Stallion meritano, perché non si notano nemmeno quei cuori. Io ne avrei aggiunto un altro paio, perché secondo me potrebbe esserci il dubbio se siano o no a tema cuori. Pacchianate, che pacchianate! Uno di una sobrietà, ce ne sono addirittura due tinta unita. Addirittura due tinta unita. Cioè, secondo me stava male quel giorno. Tutto, magari lei un secondo dopo se le smonta, ma... E quelle normali con le applicazioni sopra che la gente mette non si impigliano in ogni dannatissima cosa che incrociate nel vostro cammino. Ad esempio, questa torsa di serpenti, farfalle e cuori non si impigliano nei capelli, nelle sciarpe, nei fili dell'aria. Mi fanno attrito. Cioè, lei addirittura li modifica. Santo cielo, guardate con quanta cura. Sono sconvolta. Anche Tigro è sconvolto. The Inspiration di The Best Fits, che ora andiamo a guardare. E io vorrei andare ancora. No, vi prego, sono le tessere del domino, eh? Questa tra un po' se ne va da Brico e ci mette i forati, ma che è? No, un peluche sano. Tu sei totalmente fuori.
Dopo le lettere del domino sull'indice, qua abbiamo un'altra tipologia di segni zodiacali. C'è questo Capricorno, che questa volta invece dell'unicorno ha i cuori con l'occhio, un fiocco, fiori, perline, cose veramente assurde. Io voglio capire se alla gente piace. I'm obsessed with this color. Quale dei 25 colori ti ossessiona? I'm in love. Nessuno che dice ma why? Ah, queste già le abbiamo viste, queste pure, queste idem. In effetti, se avevo visto solo San Valentino, mi mancavano quelle natalizie. Guardate quanto è semplice e lineare questo Merry Christmas. Che poi io davvero mi chiedo dove trovi tutti questi charm, elementi decorativi, forse al brico, dalla grandezza forse al brico. Da mettere sulle unghie, cioè fino alla ghirlanda, e non uno, non due, ma ben tre. Tre pupi di marzapane. No, non puoi essere seria, sorella, non puoi essere seria. È identico al piumino per spolverare. Identico, però versione tricolore italiano di Capodanno. Poi lei va sempre con una cosa è troppo poco, un Babbo Natale è troppo poco, meglio tre. E questa è molto semplice come ispirazione natalizia. Una renna rosa di peluche, dove l'hai trovata? Dove l'hai trovata? Dove caspita l'hai trovata? I pupazzi di neve di Strass che si abbracciano, cioè io in tutti i mercatini di Natale, in tutti i negozi di cianfrusaglie natalizie non ho mai visto una scena del genere. Come fai a trovare la versione comunque mini da unghie? Cioè mini, relativamente. Anche Frozen potrebbe inorridire davanti questa oscenità. Che personaggio è la signora sulla destra? Come mai così semplici? Vogliamo capire come mai quelle tinta unita non andrebbero nemmeno proposte ai tuoi clienti. Ma perché non fai quelle con i LED che si accendono? Secondo me ci arriveremo, perché manca soltanto l'elettricità portata alle unghie, poi ci siamo. Ma mi vedrebbe l'artrosi. Madonna santa. Sono davvero le unghie più trash che io abbia mai visto nella vita. Davvero le più trash in assoluto. Anche quando vuole fare le cose cute, le escono trash. Non ce la può fare. Non ce la può fare. Inorridisco. Questi cosini, singolarmente, in altri contesti, tipo in un presepe, sarebbero pure belli, ma così anche no. Scorpio, io sto aspettando... Dove hai trovato uno scorpione così? Dove? Sto aspettando il Sagittario comunque, perché io, è il mio segno, voglio capire come l'hai fatta con il mio segno, perché ormai le abbiamo visti, diciamo, quasi tu. Non connetto. Halloween, esatto. Ma guarda, erano un po' tutte da Halloween, mi mettevano paura. Oddio santissimo! Queste pure fanno molta paura, saranno spesse 10 centimetri, 10 centimetri. No, vabbè, non ci posso credere che ci siano persone che se le fanno così. Quello era champagne, c'era scritto champagne per brindare a un incontro, per brindare al cringe, per brindare all'orrore. Mio Dio, no, questo unicorno non si può guardare. Sarebbe bel. No, champagne. Lei se ne esce così, champagne. Sicuramente originale, ma anche pacchiana. Queste sono quelle di Nightmare Before Christmas. Che cos'era lì? Non capisco cosa c'è scritto. Anche queste sono di Halloween e sfido a trovare qualcuno che non si spaventi a guardare questa roba. Sempre più scioccata. E che ispirazione Toon. Potrei stare qui per ore. Happy fall. Ah, felice autunno. Potrei stare qui per ore a guardare queste unghie. Per ore, mio Dio.
Ragazzi, dove andrà a finire il mondo? Io mi chiedo, Vergine, dove andrà a finire il mondo? Sagittario non c'è, ma ci sono quelle dedicate all'inizio della scuola. Mi raccomando, ragazzi, andate a scuola con queste unghie che sicuramente vi bocciano. Se questo è il vostro obiettivo, fatevele. Io mi metterei un 3 in condotta, perché ci vuole un po' di decoro. E lasciando perdere quello che a ciascuno piace o non piace, c'è una cosa che si chiama buon gusto, che solitamente noi italiani siamo famosi per avere, e questo non è buon gusto, non è decoro, non si può andare in giro così, secondo me, in determinati contesti, cioè scuola, lavoro, ci vuole un po' di decoro, ok? Fare le unghie decorate, ok, colorate, ok, con delle applicazioni, ma sta roba, ve l'ho detto, dovrebbe pagare l'occupazione del suolo pubblico, cioè veramente... Che cos'era? In Tucano, una testa di... Anche macabre, volendo dire, anche macabre, queste teste mozzate di animali con gli strass, tipo un giaguaro, ma che roba è, ma che roba è. Io vi ringrazio per avermi fatto notare l'esistenza di questo profilo, perché ho rivalutato il concetto di pacchiano, che adesso, guardate, se dovesse anche avere gli strass applicati di un centimetro, ma su un'unghia corta senza fenicotteri, per me potrebbe anche diventare accettabile. Fatto rivalutare il concetto di pacchiano. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!